Le questioni politiche chiave non sono risolte. È quanto ha affermato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres dopo aver fatto un ritorno imprevisto a Katowice, in Polonia, dove è in corso la COP24. Non c'è alcun dubbio, questo è il momento della verità e le questioni politiche cruciali restano irrisolte. La lotta contro i cambiamenti climatici è una questione di vita o di morte, ha insistito Guterres, esortando i delegati di circa 200 paesi riuniti da 10 giorni a Katowice di superare la loro lunga lista di contenziosi per poter agire efficacemente contro il riscaldamento. Non cogliere questa opportunità comprometterebbe la nostra ultima chance di arrestare i cambiamenti climatici. Non sarebbe solamente immorale, sarebbe un suicidio, ha esclamato Guterres. I firmatari dell'accordo di Parigi del 2015, che punta a limitare il riscaldamento a 2 gradi centigradi, idealmente a 1,5 rispetto all'era preindustriale, devono definire le regole che permettono di applicare questo storico patto climatico. Ma a 2 giorni dalla fine della riunione, i negoziati sono ancora bloccati sulle questioni legate alla trasparenza, come gli stati rendono conto di loro azioni, finanziamenti e risultati, o al livello di flessibilità accordato ai paesi più poveri. Altre tensioni vertono sul recente rapporto degli scienziati del gruppo di esperti intergovernativi sull'evoluzione del clima, il GIEC, e su come integrarlo nelle conclusioni della COP24. Il rapporto speciale del GIEC è un riconoscimento delle conseguenze di un riscaldamento mondiale di oltre 1,5 gradi centigradi su 6 miliardi di persone nel mondo, ha insistito Guterres. Non è una buona notizia, ma non possiamo permetterci di ignorarla.